Allora, oggi parliamo di una scoperta che ho fatto recentemente su Amazon e ho detto no, li devo comprare assolutamente, devo farci una ricetta cosmetica. Se vi piacciono queste tipologie di video, mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su così ne farò altri. E ricordatevi di iscrivervi anche a Instagram, vi lascio qui il nome. Mi raccomando, passate anche di qui e seguitemi. Allora, parlavo appunto di questa scoperta che ho fatto su Amazon. Che sono queste? Allora, non sono pasticche effervescenti, non sono aspirine, ma bensì sono delle maschere in tessuto compresse, con la quale voi potete praticamente realizzare in casa le vostre maschere viso, personalizzate in base alla vostra tipologia di pelle. E la cosa bella è che potete utilizzare tutti ingredienti naturali. E sapete quindi che cosa ci andate a mettere all'interno rispetto a tutte quelle maschere in tessuto in commercio. Allora, si presentano in questo modo. Su Amazon le ho pagate 2 euro se non mi sbaglio. Ci mettono un po' ad arrivare, ci ha messo quasi un mese ad arrivare, sì, un mese. E oddio, le sto perdendo tutte quante. Sono immerse all'interno del liquido che andremo a creare. Oggi vi farò 3 ricette, una per pelle normale, quindi per tutti i tipi di pelle, una per pelle mista e grassa barra acneica e un'altra per pelle secca. Utilizzerò tutti gli ingredienti che potete trovare tranquillamente al supermercato. Iniziamo subito dalla prima ricetta. Vi occorrerà un cetriolo, del tè, potete utilizzare delle bustine di tè normale oppure del tè verde ancora meglio, e del miele. Sbucciate prima di tutto il cetriolo. Il cetriolo è un ingrediente rinfrescante, purificante, lenitivo e migliora l'aspetto della pelle. Una volta sbucciato lo tagliate a pezzettini e lo dovete andare a frullare. Utilizzate un mini pimer oppure un frullatore. Dopodiché dovete filtrare perché di questo composto ci servirà solamente il succo e non i pezzettini. Filtrato e ottenuto il succo del cetriolo, ci andiamo a mettere all'interno un cucchiaio di tè, proprio la vostra tazza di tè abituale. Andate a metterci all'interno questo cucchiaino. Se avete il tè verde ancora meglio, è ricco di antiossidanti, migliora la carnagione e l'elasticità della pelle. E infine un cucchiaino di miele, che è emolliente, addolcente, idratante ed antibatterico. Mescolate questo composto e poi vi faccio vedere qual è il bello di questa maschera. L'andate ad inserire all'interno del liquido e questa assorbe tutto il liquido. Dopodiché aspettate un pochettino, il tempo che la maschera assorba tutto il liquido, la strizzate un pochino e l'andate ad applicare sul vostro viso, ovviamente pulito. La lasciate in posa 10 minuti, anche 20, dopodiché la togliete e andate a tamponare sempre con la maschera un pochettino la pelle per cercare di fare assorbire ancora di più le proprietà di questi ingredienti. Questa è una maschera che lascia il viso morbidissimo e luminosissimo, ve la straconsiglio. La faccio anch'io che ho una pelle mista e grassa e mi ci trovo benissimo. La seconda ricetta, che è per pelle grassa mista barra acneica. Vi occorrerà del limone, del gel d'aloe, un po' di acqua. Quindi per prima cosa andiamo a metterci l'acqua. Utilizzate sempre un cucchiaio, massimo 2 di acqua, tanto alla fine ci occorrerà veramente pochissimo. Poi ci andate a mettere un cucchiaino di gel d'aloe. Io ho questo campioncino di Aromazone, voi potete trovarlo anche al supermercato, per esempio il gel d'aloe dell'Equilibria è ottimo, va benissimo. E infine qualche goccia di limone, 5 gocce andranno bene. Se non avete questo e avete per esempio l'olio essenziale di limone, è ancora meglio. Ancora meglio se avete per esempio l'olio essenziale di tea tree. Ne mettete proprio 3 gocce e andrà benissimo, è ancora più purificante come maschera. Il limone è purificante, schiarente, quindi va benissimo contro le macchie. Il gel d'aloe invece è cicatrizzante, rinfrescante, lenitivo e antisettico. Quindi è un'ottima maschera per combattere la pelle grassa, ma soprattutto la pelle acneica. E quindi il procedimento è sempre lo stesso. Metteteci all'interno la vostra maschera in tessuto che si gonfierà e assorbirà tutto il liquido, dopodiché andate ad applicare sul viso sempre pulito e il risultato è una pelle super super luminosa. Io adoro questa maschera. Infine, per pelle secca vi occorre del riso, da cui andremo ad estrarre l'acqua di riso.
Quindi ci mettete un cucchiaio di riso e un cucchiaio o due di acqua. Lasciatela un po' in ammollo perché deve appunto rilasciare tutto l'amido questo il riso. Quindi una volta che avrà rilasciato tutto l'amido possiamo utilizzare l'acqua. È un ingrediente idratante ed emoliente, è fantastico contro la pelle secca e matura. E infine ci mettiamo, se lo avete, non è proprio essenziale, però se lo avete metteteci qualche goccia di olio di rosa. Però se non avete nessun olio in casa potete utilizzare per esempio l'olio d'oliva oppure proprio niente, neanche una goccia di olio. Andrà benissimo così perché, come vi ho detto, l'acqua di riso è super idratante. Andrà benissimo ed è una maschera fantastica perché lascia poi la pelle molto morbida. Le maschere le potete tenere su dai 10 ai 20 minuti, tranne la seconda che è quella fatta con il limone, quella tenetela su solamente 10 minuti, non di più, non vi consiglio di tenerla di più, mentre le altre due potete tenerla anche 20 minuti o più, non succede niente. Allora ragazze, queste erano le mie ricette per le maschere viso in tessuto fai da te. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi straconsiglio di comprarle, anche perché sono circa 26 maschere, quindi veramente per 2 euro ve le straconsiglio. Non ho pagato neanche la spedizione, quindi fantastico. Io vi consiglio di provarle. Poi hanno anche una bella forma, non sono di quelle proprio grandi che arrivano fin sopra i capelli. Non so se vi è capitato di provare le maschere in commercio, a me arrivano praticamente sui capelli. Queste hanno una forma buona, ecco, molto comoda. Sul mio blog dovrebbero esserci altre ricette sulle maschere viso fai da te per tutti i tipi di pelle, quindi vi lascio giù nell'info box il link al mio blog. Vi lascio anche un video, cliccando qui in alto a destra troverete la i dove andrete appunto dove troverete appunto il video sulle maschere viso con la quale potete praticamente preparare le vostre maschere. Insomma, spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate un bel pollice in su. Se volete altri video di questo genere mi raccomando scrivetemelo qui giù nei commenti, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e se siete nuovi, se passate di qui ancora adesso mi raccomando iscrivetevi. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!